Buonasera mister. Buonasera. Corrado Losito del Messaggero. Lo aveva detto ieri fondamentalmente nella conferenza prepartita che Perugia aveva piena fiducia, insomma, nelle possibilità del Perugia, che avrebbe giocato un certo tipo di partita, aggressivo, bene anche dal punto di vista tecnico, quindi complessivamente si può dire che è rimasto soddisfatto, insomma, dell'approccio alla gara e tutto. Una vittoria meritata, e alla fine di una partita non bellissima dal punto di vista tecnico, a volte un po' sporca, però devo dare grandissimo merito ai calciatori, alla squadra, per come ha saputo interpretarla. E quindi una vittoria che premia la squadra per le idee, per l'atteggiamento che ha messo dentro la partita. Mister, buon pomeriggio, Carlo Forciniti, Corriere dell'Umbria. Tatticamente il Perugia ha avuto il grande merito di concedere pochissimo dal Brescia e se vogliamo volevo un suo parere, si può considerare questa una vittoria della maturità, perché davvero dal punto di vista dell'attenzione e della concentrazione il Perugia non ha mollato un attimo, non ha avuto nessuna pecca. Grazie. È una vittoria significativa, ma nulla più, nulla di troppo di più. Punto. Una vittoria che serve per mettere punti importanti per quello che è il percorso. Quindi non parlerei di maturità, parlerei di una vittoria arrivata alla fine di una partita molto difficile con un avversario quotato. E quindi da questo punto, come ho già detto, dobbiamo rendere merito ai calciatori. Credo che il merito del Perugia, oltre ad avere capitalizzato l'occasione, che nel giocar bene nel calcio ci sia a capitalizzare un'occasione così, ma è stato quello di aver impedito alla squadra più prolifica del campionato di giocare. Ha fatto l'unico tiro in porta del Brescia, è stato all'82esimo, un tiro peraltro telefonato su un'azione personale, non su un'azione corale. Credo che questo sia il maggior merito del Perugia, che legittima la vittoria della sua squadra. Sì, è una giusta considerazione, una giusta analisi che condivido. Abbiamo fatto bene nel non possesso, nell'aggressione. Per esempio io vorrei allungare il suo, oggi ho avuto qualche difficoltà nella gestione dei cambi per un paio di situazioni fisiche e chi è entrato oggi ha fatto qualche cosa di straordinario, ma questo è già successo a Cremona, è già successo, quindi l'attenzione, l'abnegazione, il focus, la disciplina tattica fa sì che poi alla fine venga una partita dove concediamo poco a una squadra forte come il Brescia. Quindi nel sunto do merito ai calciatori per come hanno saputo leggerla e interpretarla. Sono d'accordo con lei. In definitiva sì, Cristiano Tognoli, Brescia in gol. In definitiva, riprendendo quello che diceva il collega e la sua risposta, si può riassumere che il Perugia ha avuto anche più voglia, più fame di vincerla questa partita? Io penso una cosa a livello generale: sulla carta esistono partite dove sulla carta possano essere difficili. Oggi ci sono squadre sulla carta più forti, ma oggi il calcio sta andando in una direzione diversa. Si va verso, può contare chi quella partita lì la può più vincere di altre, e può essere che oggi la mia squadra, oltre alla disciplina, a un'attenzione importante nella partita, ci ha messo anche quello. Però è stata una partita difficile, rendo merito ai miei calciatori per averla voluta portare a casa. Per noi è molto importante, per il percorso nostro, a me non mi fa cambiare di una virgola di quelli che sono gli obiettivi. Dopo questa sosta del campionato, in che percentuale sente suo questo Perugia che comincia a non dare punti di riferimento agli avversari?
abbiamo visto come si interscambiano anche lì davanti. Potremmo dire, lei aveva detto in conferenza pre-gara, difesa a 3 o a 4 che ruotano, potremmo dire anche centrocampo e attacco che ruotano, perché riescono un po' tutti i reparti a scalare, a darsi sempre una mano. Quanto sente suo da questo punto di vista il Perugia? C'è da lavorare tanto, c'è tanto da lavorare, c'è tanto da lavorare per migliorarsi ogni giorno, e quindi non siamo ancora a nulla, tanto da lavorare, perché ogni domenica, ogni partita, ogni sabato è sempre diverso, e quindi chiedo alla squadra di migliorarsi sempre in allenamento, c'è ancora tanto da fare. Mister, buonasera, Alessio Torsuoli da cperugia.com. Allora, oggi abbiamo visto un Perugia che ha giocato più di spada che di fioretto, è stato più concreto e meno bello. Ora la trasferta di Lecce, paradossalmente siamo meno preoccupati, no? Perché il Perugia fuori casa fa sempre delle ottime prestazioni. Che grifo vedremo? Grazie. Io penso che V debba essere abbastanza contenti di questo grifo che sta facendo. Io penso questo. Questa squadra, quello che sta facendo, l'impegno, la voglia, l'entusiasmo, le idee, la disciplina, l'ordine, per raggiungere un obiettivo. Questo. Il campionato è difficile, è lungo, a me non spostano di una virgola quello che abbiamo fatto oggi. Quindi complimenti ai calciatori per quello che abbiamo fatto. Ma la strada è lunga e c'è da lavorare tantissimo. Mister, sono qua Enrico Fanelli, tifogrifa cperugia.com. Le chiedo la scelta di Sgarbi nei tre di difesa, se c'è una motivazione particolare, insomma, se ce la può spiegare, grazie. Una domanda intelligente, ma ieri quando ho detto che ci dobbiamo adattare a certe caratteristiche, dobbiamo capirle certe cose. Su Mureo avevamo bisogno di Sgarbi. Punto. Mister, non avete, Marco Tacucci, BDV, non avete praticamente concesso occasioni al Brescia. Cioè, avete... Ma è stata una partita, come ho detto prima, Massimo, un po' sporca. Cioè, una partita dove nel mezzo, sulle seconde palle, a volte ci arrivavi prima te e loro. Però quello che ha messo dentro la squadra, l'attenzione, la disciplina, il volere arrivare lì sulle palle prima degli altri è importante. E questo poi sta aver portato a casa la vittoria. Dove c'è da migliorare secondo lei? Tantissimo. Per raggiungere obiettivi, che questo è un campionato tremendo. Tremendo. Ma voi siete qua, avete esperienza, lo sapete meglio di me. Campionato, siamo a ottobre, è lungo, c'è da lavorare tanto, abbassare la testa, lavorare forte e migliorare ogni giorno. Io so però dove dobbiamo migliorare, la strada è chiara, l'importante è che le idee siano chiare e il percorso che vogliamo fare lo abbiamo bene impresso nella testa.